Ma è possibile che imparare uno strumento musicale? Cioè, ma Volevo dire, come si fa a imparare uno strumento musicale senza come posso dire, almeno un. niente, il discorso è più complicato di quanto. La domanda io ce l'ho in testa, ma non riesco a. Quali sono i requisiti? No, perché non è che possono farlo tutti. Non è che tutti possono imparare a suonare. No? Cioè, ci sono dei requisiti. Pensate a cos'è l'arte. Pensate, qualche volta pensate, che cos'è l'arte? E lì capisci subito. Che è mica per tutti, eh? L'arte è una roba seria, mica è una roba così. Scuole d'arte, conservatori, Arte. si studia per 10 anni. L'arte è espressione. Espressione. Ti ricordi quando eri piccolo? C'erano quelli che gli piacevano le espressioni, quelli che non gli piacevano. Quelli che gli piaceva fare le espressioni erano potenziali artisti. E già li capisci, già qua potrei fermarmi. L'arte non è per tutti. Poi, tra quelli che non gli piaceva fare le espressioni di matematica, c'erano però quelli che gli piacevano fare le espressioni facciali, tipo questa. Che da piccoli andava tantissimo. Ecco, anche loro, per esempio, erano artisti. Gli altri no, però. Crescendo, gli ultimi rimasti, quelli che non hanno nessuna speranza di diventare artisti, bevevano un sacco di caffè e quindi erano soprannominati gli espressoni. Quelli che bevono caffè sono un po' nervosi, no? Sono un po' così, un po' friccicconi. E l'artista è un po' così, un po' sempre in fermento. Sono artisti. Vedi che poi tutto torna, si sa bene dove torna, ma torna. Riepilogando, chi sono i predestinati che diventeranno artisti? Quelli che gli piacevano fare le espressioni di matematica, quelli che gli piacevano fare le espressioni facciali e tutti quelli che bevono caffè. Per tutti gli altri, mi spiace molto, ma purtroppo possono studiare anche 20 anni. Accademie, conservatori, non diventeranno mai degli artisti. È un peccato, eh? Però purtroppo è così. Mi spiace avervi dato tutte queste notizie, tutte quante insieme. Bene per coloro che rientrano in queste categorie, che possono aspirare a diventare degli artisti, o lo sono già. Mi spiace per tutti gli altri. Per ora che ci penso, c'è una speranza anche per gli altri. Questo mondo così un po' frenetico, superficiale, se studi tanto, 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 proprio tanto, 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 puoi far credere di essere artista. Se no c'è anche una seconda via per chi non ha proprio i requisiti per diventare artista. E studiare poco poco, oppure studiare proprio niente, salire sul palco e andare completamente a caso. Puoi sembrare un artista. Ecco, però queste vie qua non sono molto praticabili, sono un po' rischiose, non fanno parte tanto dell'arte. L'arte non è una roba a rischio, è una cosa certa, è una cosa che deve dare sicurezza a tutti, sia a coloro che assistono che a colui che la fa. Quindi possiamo concludere che in fondo l'arte è una scienza selettiva. È una scienza perché si studia, sono le nozioni da imparare. È selettiva perché non possono studiarla tutti.